nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità soffre nuda a noi, liquida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni che esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e saggio vento tiepido d'amore. Il vero amore lo scopro te, dolce compagna che cadendo lascia il quadro immacolato e salto vento tiepido d'amore. Il vero amore e riscopro te, e riscopro te. Domenico Gonzale nei nostri studi questa mattina, perché ricordiamo la nascita di Lucio Battisti, 5 marzo 1943. Questa mattina abbiamo l'onore di essere collegati con uno dei più attivi studiosi della figura di Lucio Battisti, Donato Zoppo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico. Eccolo qui collegato con noi. Buongiorno Donato, benvenuto. Domenico, ciao, intanto buongiorno. Raggiungi magari, ecco, Leonardo, così sì, abbiamo il nostro ottimo. Allora, sei in collegamento con noi, Donato, ti ringraziamo davvero per la tua disponibilità. Abbiamo ascoltato questo brano, che è un brano simbolo di Lucio Battisti. Tu sei con noi perché, vorrei ricordare, hai scritto nel 2018, a 20 anni dalla morte di Lucio Battisti, Il nostro caro Lucio, storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana, e poi appunto recente, l'anno scorso, è uscito E già il suo primo album dopo la separazione da Mogol. Senti, allora, prima di parlare, ecco, questo è il primo libro, quello del 2018, poi abbiamo anche l'ultimo che hai scritto. Ci aiuti a collocare È già, appunto, uno dei dischi più misteriosi e dimenticati di Battisti, a cui è dedicato questo saggio, a collocarlo storicamente e musicalmente nella vita di Battisti? Sì, È già è stato il primo album di Lucio Battisti senza Mogol, quindi un disco rivoluzionario con il quale lui ha letteralmente ricominciato da zero, e quell'album uscì nel settembre del 1982, quindi a 2 anni di distanza da Una giornata uggiosa e con Il nastro rosa, quindi l'ultimo disco, l'ultima canzone scritta con Mogol. È un album che mi ha sempre incuriosito, ed è per questo che ho dedicato il mio ultimo libro a questo intero disco. Disco estremamente misterioso, perché il primo album in cui Battisti, oltre a non avere più Mogol accanto, sceglie anche l'integrale silenzio stampa, il primo disco che lui ha realizzato totalmente in silenzio, lontano dai media, lontano dalle interviste, dalla promozione. Quindi tutto quello che c'è da tutto quello che aveva da dire lo ha affidato alla musica. Quindi la bellezza di quell'album è che è anche l'unico disco letteralmente autobiografico di Lucio. I testi li aveva scritti con la moglie Grazia Letizia Veronese in Alte Velezia, ma di fatto si tratta di testi autobiografici con i quali lui dà la possibilità di
di capire in qualche modo la sua figura così enigmatica, così sfuggente, di capire anche i suoi amori musicali. È un vero e proprio documento storico, questo credo sia la cosa più importante di questo lavoro. Donato, ti è mai sembrato che si sia sempre preferito il Battisti Nazional Popolare rispetto a quello dei testi di Panella, quello insomma del secondo periodo della sua vita? Beh, difatti è così. Però ci sono da fare alcune precisazioni. Intanto è vero che il canzoniere Mogol Battisti è quello più comunicativo, più diretto, ha toccato il cuore di generazioni e generazioni, quindi non possiamo fare a meno di questo elemento. Però bisogna anche dire che il Battisti dell'epoca successiva volutamente si pone in un campo più avanguardistico. A questo va aggiunto anche il fatto che dal 79 lui si era ritirato dalla scena pubblica, quindi non più interviste, non più apparizioni pubbliche, e anche questo ha fatto sì che comunque ci fosse soltanto la sua musica. Viceversa, prima, un po' per la sua presenza, un po' per anche la presenza di Mogol, era una figura più familiare, volendo anche nelle TV nazionali. Il secondo Battisti è un Battisti per cultori, volutamente quindi esoterico e riservato a pochi. Devo anche dire però, ecco, l'aggiungo come piccola nota personale, che spesso quando si racconta Battisti si fa l'errore di soffermarsi esclusivamente sulla fase Mogol. Invece c'è un periodo lungo, gli anni 80 e gli anni 90, in cui Battisti ha realizzato delle cose straordinarie, estremamente innovative, molto in avanti con i tempi, e quindi bisognerebbe studiare e menzionare anche quella fase lì. Una personalità complessa, quella di Lucio Battisti, sì. Imprevedibile, a volte anche scelte non comprese, però nonostante tutto resta davvero una figura amatissima del panorama musicale italiano. Una figura amatissima perché ha avuto la capacità di toccare i cuori degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Nel mio libro che avete citato prima, Il nostro caro Lucio, io ho sostenuto una cosa che ritengo ancora oggi valida, ossia la musica, in particolare di Mogol Battisti, è stata una sorta di colonna sonora della educazione sentimentale degli italiani, quindi un certo tipo di evoluzione e maturazione dei costumi, un certo modo di interpretare l'amore, un certo modo di interpretare la coppia, la relazionalità, sono state in qualche modo codificate da quelle canzoni, quindi hanno un'importanza storica alla pari delle canzoni di De André o delle canzoni di Gaber o delle canzoni di Guccini, cioè sono componenti fondamentali per la cultura popolare italiana. Da questo non si può sfuggire, altrimenti noi non capiamo la musica di Battisti. Voglio citare un'affermazione che Lucio Battisti fece, alla quale poi terrà fede per tutta la sua carriera. La riporti anche in uno dei tuoi due libri. Voglio fare le cose con gusto e non pensando alla cassetta, per restare fedele a me stesso e sincero con il pubblico. Lo ha sempre fatto, lo ha sempre dimostrato questo. Sì, questa era un'affermazione credo del 1971, quindi di un Battisti neanche trentenne, e ha sempre tenuto fede a questa sua dichiarazione di intenti. Fu un vero e proprio manifesto programmatico. Battisti ha rifiutato occasioni estremamente redditizie perché riteneva che non andava bene in quel momento svendersi in quel modo. Ha rinunciato alla televisione e ai concerti, perdendo quindi tantissime opportunità, ma con l'obiettivo di restare fedele ad una sua idea di musica, come una forma che io ho sempre inteso come di nobile artigianato, ossia di grande rispetto per l'ascoltatore, di grande tutela della propria integrità artistica. Se noi guardiamo all'intera discografia di Battisti, lui non si è mai ripetuto, non c'è un disco che sia uguale a un altro, c'è sempre un passo in avanti. Per fare questo ha dovuto necessariamente preservare quell'integrità e quindi ha volutamente rinunciato a una serie di occasioni che in qualche modo gli avrebbero fatto perdere quella purezza. Quindi sì, è stato estremamente fedele a quella dichiarazione. Per chiudere, Donato, voglio citare uno dei brani più popolari di Lucio Battisti, con Il nastro rosa, che è anche, potremmo dire, l'ispirazione di due tuoi lavori editoriali. Perché è importante allora la canzone Il nastro rosa, con Il nastro rosa? È importante non soltanto perché è l'ultima canzone di Mogol e Battisti, dopo la quale ci sarà la loro separazione, ma anche perché è di fatto un gioiellino del pop italiano con uno straordinario respiro internazionale. Non a caso fu registrata a Londra con musicisti stranieri, con i migliori musicisti che all'epoca c'erano in Inghilterra. È un momento, forse l'ultimo davvero momento di grazia di Mogol e Battisti, in cui anche il testo di Mogol, nella sua immediatezza, però ha delle ricerche, ha delle ricercatezze, o meglio, ha delle alzate di ingegneria
genio, dei guizzi, di genialità che lo rendono davvero l'ultimo grande capolavoro dei due. Inoltre c'è una cosa fondamentale nella canzone con il nastro rosa, c'è quello che è considerato il verso più citato nel linguaggio comune italiano, ossia cosa sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Donato, una battuta finale, sappiamo che devi scappare. Sì. La tua canzone del cuore di Lucio Battisti, qual è? Premesso che questa è una domanda alla quale posso rispondere ogni giorno in modo diverso, però attualmente la mia canzone del cuore, oggi. Sì, sono tantissime. Oggi la mia canzone del cuore è Insieme a te sto bene, 1971, lato B di Pensieri e Parole, un grande pezzo rock di Battisti, che è molto amato dai cultori, però chi lo scopre poi se ne innamora. Bene. Ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie. Ricordo il tuo ultimo lavoro, scrivi il tuo nome su qualcosa che vale, appunto Compagnia Editoriale Aliberti. Consiglio anche di seguire Donato Zoppo sui social e sul suo sito internet. Grazie di cuore, grazie, alla prossima occasione. Grazie, Donato. Ciao. Grazie mille. Uno dei più attivi studiosi della figura di Lucio Battisti. E allora noi vogliamo... Allora io mi ritravesto da assistente di studio, Paola, ecco. Perché posiziono... Qual è la tua canzone preferita di Lucio Battisti? Ma è difficile rispondere. Guarda, è stato bravo Donato che ha detto ce n'è una per ogni giorno, però forse Emozioni è la mia preferita, sì. Adesso che ci penso. Domenico. Prego, guarda, Domenico. Accomodati. So se hai bisogno che ti diamo una mano. Okay, sei pronto? Siamo. Con il nastro rosa di Lucio Battisti, Domenico Gonzale. Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando proprio credevo di esserci riuscito, sono caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e sono restato. Chissà chi, sa chi sei. Chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo e comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Il magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Chissà chi, sa chi sei. Chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo e comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. E comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Grazie Domenico, con il nastro rosa di Lucio Battisti per festeggiare un grandissimo della musica italiana, 81 anni oggi, Lucio Battisti, auguri in cielo ovviamente perché Lucio non è più con noi. Domenico, grazie di cuore, grazie, è stato un piacere. Grazie Domenico, intanto ho fatto una storia per Instagram. Andiamo in pubblicità, grazie mille.